persona di 20 anni ha bisogno di sentirsi parte del mondo degli adulti perché è grande ma non è adulto. Cioè, io sono una bambina per fare il mio lavoro che faccio adesso. Però me lo sono guadagnato quello che faccio. Mi chiamo Isabella, ho 23 anni e vivo a Londra. Lavoro nella cucina di un club privato. Questo club è uno tra i più antichi qua a Londra. E uno dei membri fondatori era Winston Churchill. E una cosa carina sul club è che hanno fatto la scommessa del giro del mondo in 80 giorni. In Italia ho lavorato, ma diciamo che i primi 6 mesi li ho fatti di stage. E lo stage in Italia equivale a non essere pagato e quindi devi pagare affitto, mezzi, cibo, qualsiasi cosa ti serva per vivere con i tuoi soldi. Mi dovevano aiutare i miei. Ho una paga che mi permette di sostenermi, di pagare l'affitto, di uscire qualche serata con gli amici. Cose che magari anche i miei mi avrebbero dato i soldi per farle, però è diverso quando diventi grande, avere le tue cose, i tuoi spazi. Andare via è stato diventare magari davvero adulti. Vivere qui a Londra non è poi così facile, quando arrivi è veramente drammatico. Sei da solo, in un posto dove parlano una lingua che non è la tua, che magari non sai nemmeno poi così tanto bene, e resti un po' spiazzato, non sai come orientarti. È grande, immensa Londra, e ti senti un po' solo anche. Ho fatto un po' di prove in qualche ristorante per vedere se mi prendevano a lavorare. E poi sono tornata a casa, ho avuto qualche risposta e a gennaio sono approdata qui a Londra. Dopo soli 6 mesi ho avuto una promozione, quindi sono ancora più qualificata adesso e sono ancora giovane. E sì, mi ha fatto molto molto piacere. In Italia non potevo lavorare perché per la mia posizione ero troppo giovane ed ero donna. Mi fa rabbia perché a me piace l'Italia e non posso stare nel paese in cui sono nata. Non posso viverci senza accettare delle cose che non mi piacciono. A Londra invece c'è più meritocrazia, nel senso, chiunque tu sia, se fai il tuo lavoro, a loro sta bene, se sei maschio, donna o qualsiasi altra cosa. Però è un ambiente sociale, quasi una famiglia, diciamo, perché passiamo quasi tutto il giorno tutti insieme, mangiamo insieme, pranziamo insieme. Quindi sì, sono una piccola famiglia. Quando dai qualcosa, per certo qui ne ricevi dei grazie almeno. Mi rendono anche partecipe nella parte creativa perché a volte mi chiedono di impiattare piatti o mi chiedono qualche idea o se voglio cucinare qualcosa, posso ordinare degli ingredienti e fare tipo quello che mi pare. Sperimentare, provare. Questo mi gratifica tantissimo.